Mercoledì in Commissione di Vigilanza RAI abbiamo concluso la discussione generale sul contratto di servizio. Per chi non lo sapesse, il contratto di servizio è quel documento che regola i rapporti tra lo Stato e la RAI, ovvero lo Stato indica alla RAI il modo in cui deve svolgere il proprio servizio pubblico e su questo la Vigilanza è chiamata a dare un parere. Ora, stiamo discutendo all'interno del contratto di servizio di alcuni punti che vorrei condividere con voi, tre punti in particolare. Il primo punto è quello sulla trasparenza, ovvero la RAI deve essere obbligata a pubblicare sul proprio sito internet tutti i curricula dei dirigenti e tutti gli stipendi lordi delle persone che lavorano all'interno della RAI o coloro che intrattengono rapporti di lavoro con la RAI, per esempio i conduttori. Il secondo punto è rispetto alle disabilità. Le persone con disabilità pagano il 100% del canone ma usufruiscono di un servizio dimezzato. Con il nuovo contratto di servizio vogliamo far sì che queste persone possano avere un servizio completo al 100%, ovvero i telegiornali e l'informazione del paese devono essere tutti sottotitolati a tutte le ore per tutte le edizioni. Terzo punto è quello relativo al conflitto di interessi, ovvero oggi magari c'è un manager di una star che propone la star alla RAI e di conseguenza propone anche tutto il pacchetto della sua società di produzione affinché la RAI possa usufruire di quella star. Questo non è più possibile con un nuovo contratto di servizio ed è una pratica che non avviene né in Inghilterra alla BBC e né in America alla CNN e quindi regolarizziamo anche questo aspetto che secondo noi era impraticabile. Dalla prossima settimana probabilmente riusciremo ad approvare in via definitiva il contratto di servizio e quindi ci risentiremo per nuove news. Grazie a tutti.